Eccoci nuovamente in linea per continuare continuiamo a parlare di animali da reddito e passiamo a una relazione su coronavirosi del suino. La relazione sarà svolta a più voci dai professori Fabio Stanello, docente di epidemiologia di malattie infettive degli animali da reddito, e dal professor Giuseppe Sarli, docente di anatomia patologica veterinaria. Entrambi i colleghi si occupano, tra le varie aree di ricerca, anche di patologie del suino, quindi passo la parola a loro. Buongiorno a tutti, chiedo a Elena se si vede già la mia presentazione. La presentazione si vede. Perfetto, allora procedo immediatamente. Allora, coronavirus del suino, toglierei immediatamente dal campo, come dire, ogni possibile dubbio. Allora, già la professoressa Battilani vi ha riportato i risultati di alcune preliminari valutazioni sulla potenziale recettività del suino a SARS-CoV-2 e vi ha già detto che non ci sono evidenze sperimentali, quindi allo stato attuale delle conoscenze il suino non sembra essere specie recettiva. E per nostra fortuna vale anche l'inverso, cioè nessuno dei coronavirus del suino, perché sono un gruppo abbastanza consistente di virus, può essere trasmesso all'uomo, quindi nessun coronavirus del suino ha attività di tipo zoonotico. Queste sono informazioni che vi ha già fatto vedere la collega sulla non recettività del suino al SARS-CoV-2. E quindi procedo rapidamente e vi introduco, come dire, ad un'altra analogia, diciamo così, possibile tra il coronavirus del suino in particolare e quanto sta succedendo oggi per quanto riguarda SARS-CoV-2. Anche nel suino i coronavirus hanno spesso un comportamento emergente. In questa tabella vengono riportati, come dire, l'elenco di alcuni virus emergenti o riemergenti negli ultimi 25 anni in patologia suina e vedete come nel 2012-2013 sono, diciamo così, stati evidenziati per la prima volta due nuovi coronavirus che sono il Delta coronavirus del suino e in particolare il virus responsabile della diarrea epidemica del suino. Complessivamente la galassia dei coronavirus suini è una galassia composta da cinque membri principali e da una serie di altri isolati che molto spesso derivano da ricombinazioni o hanno, come dire, una diffusione al momento almeno ancora strettamente locale. E quindi io mi concentrerò esclusivamente sui virus, sui coronavirus del suino a maggiore diffusione, che sono appunto i primi cinque. Quindi il virus della gastroenterite trasmissibile del suino, il coronavirus respiratorio, il virus della diarrea epidemica suina, il virus responsabile dell'encefalite emoagglutinante del suino e il Delta coronavirus suino. Da un punto di vista, come dire, classificativo, al di là, come dire, della classificazione eziologica che vi è già stata riportata, mi interessa sottolineare che per quanto riguarda i coronavirus del suino, noi possiamo utilizzare anche altri due tipi di classificazione. Una classificazione essenzialmente su base clinica, con la quale noi possiamo dividere il coronavirus del suino in tre gruppi funzionali: agenti responsabili di forme a carico dell'intestino, in particolare il virus della gastroenterite trasmissibile, il virus della PED e il nuovo coronavirus del suino.
Poi abbiamo, come dire, un altro target che è un target di tipo respiratorio, e all'interno di questo enclave noi possiamo riconoscere un unico virus, che è il virus, che è il coronavirus respiratorio del suino. E poi abbiamo un altro virus, quello dell'encefalite emagglutinante, che è responsabile invece di forme, diciamo così, miste, un po' più complesse, meno settoriali rispetto a quelle che dicevamo prima. Poi da un punto di vista epidemiologico abbiamo, come dire, coronavirus del suino classici, nel senso noti da molto o addirittura moltissimo tempo, e coronavirus di tipo emergente. Quali sono le caratteristiche principali, le caratteristiche, come dire, comuni, almeno per quanto riguarda lo zoccolo duro rappresentato dai coronavirus responsabili di forme intestinali? Ovviamente la sintomatologia. La sintomatologia è che è una sintomatologia rappresentata da forme di diarrea osmotica molto grave, è la conseguenza della replicazione con successiva necrosi degli enterociti del digiuno, che provoca appunto una marcata atrofia dei villi. L'altro aspetto importante è il target di età. Questi virus sono responsabili di forme cliniche evidenti esclusivamente in soggetti molto giovani, quindi al di sotto delle 3-4 settimane di vita, quindi siamo ancora in un ambito di suinetti in sala parto, per capirci, e l'espressione sintomatologica è fortemente condizionata dall'immunità delle scrofe. Quindi se le scrofe sono immuni, trasferiscono una quota sensibile di immunità passiva ai suinetti, e questo non garantisce tanto dall'impossibilità che questi animali si infettino, ma sicuramente riduce in maniera sensibile la possibilità di osservare forme cliniche sostenute da questi virus. Adesso vi faccio rapidamente una carrellata su ciascuno di questi 5 coronavirus del suino, sottolineandovi, come dire, gli aspetti principali, gli aspetti, come dire, più interessanti che li caratterizzano di più, partendo, come dire, dal coronavirus storico in ambito suinicolo, che è il virus della gastroenterite trasmissibile, che per molti anni ha costituito all'interno degli allevamenti un problema consistente, un problema sia clinico sia economico, perché le conseguenze in termini di mortalità nei soggetti sotto le 3 settimane di vita erano molto gravi. Attualmente è un virus che circola ancora all'interno degli allevamenti, ma che determina focolai clinici in maniera molto bassa, e il perché poi proviamo a spiegarlo dopo. La trasmissione è quella classica di una malattia, come dire, che determina problemi di tipo intestinale, quindi è una trasmissione per via orofecale. La sintomatologia ve l'ho già descritta e quindi non mi dilungo su questo aspetto. Teniamo però in considerazione che questo virus è in grado di replicare anche a livello macrofagico, alveolare, nei polmoni degli animali infetti, nel tessuto mammario delle scrofe e nei linfonodi. La replicazione a livello di tessuto mammario può avere conseguenze in termini di agalassia della scrofa, che quindi poi condiziona e peggiora ulteriormente le possibilità di sopravvivenza dei suinetti infetti. Passata la fase critica, e questo vale anche per gli altri due coronavirus responsabili di forme intestinali, passata la fase clinica, quindi arrivati ad animali di età al di sopra dei 3, 4, 5 settimane di vita,
la sintomatologia diviene assolutamente trascurabile, quindi di fatto la letalità crolla in senso verticale, la possibilità che il virus possa determinare forme letali tende a zero. Della diagnosi, anche qui la diagnosi è comune agli altri coronavirus, quindi ve l'accenno qui e poi basta. È una diagnosi di tipo diretto e attualmente, come dire, la tecnica che va per la maggiore è una tecnica biomolecolare di RT-PCR, anche se può essere impiegata all'immunistochimica o l'immunofluorescenza. Passiamo al coronavirus respiratorio. Un coronavirus, diciamo così, più nuovo rispetto al precedente e con un'origine assolutamente particolare. Il coronavirus respiratorio del suino è un mutante del virus della gastroenterite trasmissibile, con mutazioni ovviamente a livello del gene che codifica per la glicoproteina di Spike. Cambia questo aspetto, cambia anche il tropismo che diventa quasi esclusivamente respiratorio, con un interessamento in genere di soggetti al di sopra delle 10-15 settimane di età, quindi tendenzialmente quando termina l'immunità passiva. È una forma frequentissimamente subclinica in cui l'espressione sintomatologica la si può avere solo quando questo virus entra, come dire, nel minestrone delle cause possibili delle malattie respiratorie complicate del suino, quindi parliamo di Porcine Respiratory Disease Complex. Da un punto di vista produttivo l'impatto è assolutamente ridotto, c'è un lievissimo calo dell'incremento ponderale medio giornaliero. La cosa che ci interessa è che questa infezione, perché ribadisco da un punto di vista clinico c'è veramente poco, ha come conseguenza un'immunizzazione attiva che è proteggente nei confronti del virus della gastroenterite trasmissibile. E quindi questa è probabilmente la spiegazione del perché il virus della gastroenterite trasmissibile sia di fatto sparito dagli allevamenti. Provo a spiegarvi, come dire, alcune astrazioni, diciamo così, epidemiologiche, perché hanno un addentellato abbastanza forte con quello che probabilmente succederà per quanto riguarda il SARS-CoV-2. Allora, Caterina vi ha già spiegato che esiste un indice epidemiologico importante che è R0 e che tendenzialmente rappresenta il numero medio di casi secondari che ciascun soggetto infetto riesce a determinare all'interno di una popolazione completamente recettiva. Più è alto il valore di R0, più sale e sale in maniera esponenziale il numero di casi contemporaneamente presenti all'interno di una popolazione. Qui ci sono due esempi, vedete con un R0 pari a 2 a distanza di tempo, di un tempo pari a T4, il numero complessivo di casi è pari a 15, è sufficiente che R0 salga di un'unità passando da 2 a 3. Il numero complessivo di casi passa da 15 a 40. Questo mi serve per, come dire, ragionare insieme con voi su un modello epidemiologico legato a malattie di tipo trasmissibile. È un modello estremamente semplice, è un modello che viene indicato con questo acronimo SIR, perché tendenzialmente divide una popolazione completamente recettiva all'infezione in tre possibili compartimenti. Immaginateli come dire, tre vasche comunicanti tra di loro. Quindi ho una situazione in cui gli animali recettivi si infettano e quindi transitano all'interno della seconda vasca, che è fatta solo dagli animali infetti. Nel momento in cui
l'infezione si risolve, questi animali transitano nel terzo e ultimo compartimento, che è fatto da animali immuni e si spera non più recettivi alla malattia. Se accettate questo modello, questa slide vi mostra che cosa succede nel tempo in ciascuno di questi tre compartimenti. Quello che mi interessa è il comportamento dei guariti o degli immuni, che parte evidentemente da un valore pari a zero all'inizio del focolaio e tende ad aumentare progressivamente nel tempo, sino a di fatto comprendere l'intera popolazione. In questa situazione, che ribadisco è un modello molto semplificato di quello che succede in realtà, ma lo possiamo modificare poi a nostro piacimento, il numero di soggetti infetti dentro quella popolazione sale molto rapidamente all'inizio dell'episodio, dopodiché in conseguenza della riduzione progressiva degli animali recettivi tende verso lo zero. E quindi tendenzialmente questa è la spiegazione epidemiologica del perché il virus della TGE sia sparito dagli allevamenti. Passiamo al terzo virus responsabile, al terzo coronavirus del suino, che è anch'esso un coronavirus di tipo intestinale, di più recente comparsa, perché le prime segnalazioni risalgono al 1977, stranamente in Europa. Anche questo ha avuto una parabola un po' particolare perché, come dire, abbiamo avuto un primo periodo che si è concluso intorno al 2010 di forme cosiddette classiche a ridotta letalità, a cui ha fatto seguito una forma di tipo epidemico con un impatto economico devastante in ambito suinicolo. Se pensate che nel biennio 2013-2014 le stime per i soli allevamenti degli Stati Uniti riportano 8-7 milioni di capi morti in conseguenza di questa malattia. Questa malattia è inoltre sostenuta anche da, come dire, popolazioni virali ricombinanti TGE-PED. Ha una trasmissione di tipo orofecale, ha una forma clinica assolutamente localizzata a livello intestinale e esattamente quanto, come succedeva per quanto riguarda la TGE, la letalità è estremamente elevata, al di sotto sempre del solito limite temporale. L'altra caratteristica è che è una forma di malattia assolutamente autolimitante, che vuol dire, non vuol dire che sia una malattia trascurabile da un punto di vista economico, visto il danno che vi avevo riportato prima. Però tendenzialmente nel momento in cui il ceppo entra in un il ceppo di virus entra in un allevamento precedentemente indenne, i problemi clinici, ma non la circolazione virale, continuano per 3-4 settimane, dopodiché la popolazione di scrofe si immunizza e il problema, come dire, diventa meno pressante, ecco, diciamo così. Altro virus classico è il virus dell'encefalite emoglutinante del suino, 1962, Canada. Questa è un'infezione assolutamente endemica, segnalata con livelli di prevalenza di allevamenti infetti prossima al 100%, sia in Europa sia in Nord America, ed è una malattia a trasmissione respiratoria, sia per via diretta che indiretta, con il solito target da un punto di vista dell'età. Interessa, faccio riferimento esclusivamente alle forme cliniche, interessa esclusivamente suinetti al di sotto delle 3 settimane di vita nati da scrofe non immuni, quindi tendenzialmente da scrofe giovani. A seconda della virulenza del ceppo, ma poi ve ne parlerà meglio di me Giuseppe Sarli, noi assistiamo a forme con una sintomatologia caratterizzata essenzialmente da vomito e deperimento, con una mortalità abbastanza consistente ma non elevatissima,
mentre abbiamo, per quanto riguarda i ceppi ad alta virulenza, delle letalità estremamente elevate conseguenti a fenomeni di encefalomielite. Arriviamo all'ultimo, che è il delta coronavirus del suino, prima segnalazione Cina 2012, 2 anni dopo lo ritroviamo già negli Stati Uniti, e questo fra i coronavirus, diciamo così, che attualmente vanno per la maggiore all'interno delle popolazioni suinicole, è probabilmente quello meno adattato. Si sospetta che l'origine sia, che questo virus sia arrivato all'interno di popolazioni di suini attraverso contatto con altri mammiferi, in particolare con mammiferi, selvatici e con uccelli selvatici. Ha una diffusione geografica al momento ancora molto limitata, tendenzialmente lo troviamo nel sud-est asiatico e in Nord America, ed è responsabile di forme cliniche di tipo intestinali, ma molto meno gravi rispetto a quelle causate da TGE e PET. Analogamente a quello che dicevamo prima, anche in questo caso il focolaio termina dopo qualche settimana, nel momento in cui si instaura l'immunità delle scrofe. Passerei adesso la parola al collega Giuseppe Sarli. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Dunque, la patologia da coronavirus nel Scusa, ti interrompo suino. un attimo, un eco che sento un eco. Io ho solamente, forse Fabio, devi chiudere il tuo microfono. Adesso Ok. va meglio, vai. Bene, grazie. Dunque, la patologia da coronavirus del suino possiamo raggrupparla in, come già anticipato un po' Fabio Stanello, in tre gruppi. In un primo gruppo troviamo il prototipo gastroenterite trasmissibile con le diciamo, altre virosi più attuali che vengono considerate emergenti o riemergenti, che fondamentalmente sono responsabili di che cosa? Di un quadro localizzato alle olie di Giugno ed ileo che comporta la famosa già detta atrofia dei villi, tale che le pareti intestinali diventano quasi sottili, trasparenti, se ne vede il contenuto già dall'esterno. Poi abbiamo l'altro gruppo rappresentato dal prototipo virus, coronavirus respiratorio del suino, che ha una localizzazione tipicamente a livello di vie aeree e polmone. L'ultimo gruppo è rappresentato dal coronavirus emoagglutinante responsabile di una encefalomielite con un meccanismo un po' particolare che dopo vedremo. Ora, fondamentalmente i coronavirus del suino riflettono quello che è la patologia, come già stato detto all'inizio di questo, diciamo, di questo webinar, intestinale o respiratoria, però ecco, l'obiettivo della mia presentazione sarà anche quello di presentare delle analogie con il quadro, diciamo, di infezione attuale da coronavirus nell'uomo. Allora, un primo, diciamo, cluster lo possiamo vedere, adesso non so perché non mi parte. Ecco, un primo cluster lo possiamo vedere tra forme respiratorie e forme enteriche. In realtà, nella coronavirosi respiratoria del suino, seppure a livello polmonare il virus fa il danno maggiore, ma è ammessa anche una replicazione a livello intestinale. Quindi, primo spunto di analogia di una forma respiratoria, quale quella da SARS-CoV-2 che avviene nell'uomo, che è ammesso dare anche una componente gastrointestinale come sintomatologia. L'altra, diciamo, fusione, l'altro, diciamo, evento che accomuna queste malattie diverse che possono essere dare spunti di patologia comparata è quello della forma di coronavirus della emoagglutinante che
che dà un quadro prevalentemente respiratorio, ma con possibile localizzazione poi a livello del sistema nervoso centrale, i ceppi più virulenti, secondo anche qui un modello che si presta a spunti di patologia comparata, perché la letteratura più recente degli ultimi giorni in corso di sintomatologia da Covid-19 mette in evidenza anche un coinvolgimento nervoso diretto e non solo indiretto da parte del virus sul sistema nervoso centrale. Dunque, le forme gastrointestinali sono molto semplici e diciamo tutte uguali nella presentazione. Hanno il prototipo nella TGE che è stata rappresentata e le altre che vengono riunite in un gruppo di coronavirosi del suino riemergenti, se parliamo alla PED, oppure emergenti, se pensiamo per esempio ad altri coronavirus. Tutti quanti questi coronavirus producono un quadro antropopatologico sovrapponibile perché? Perché di fatto vanno a colpire gli enterociti dell'apice del villo, provocandone una necrosi, di conseguenza un accorciamento e vedremo poi anche una fusione. In queste due immagini si vede questa che sto indicando in un microscopio a dissezione, villi normali, ben trofici, e diciamo nell'immagine a fianco villi atrofici. Quindi c'è un quadro di atrofia intestinale che comporta poi tutto quanto i problemi nell'assorbimento e quindi la manifestazione diarroica. I quadri anatomopatologici sono sovrapponibili, vi ho già fatto vedere quell'immagine precedente, continuano queste con questi intestini con una parete che è praticamente sottile in funzione dell'atrofia dei villi. I villi macroscopicamente, qui in questo primo riquadro vi è un quadro anatomo istopatologico di TGE e a fianco di PED, ma sono sovrapponibili nella atrofia e accorciamento dei villi con fusione e analogo è anche il percorso fra quelli che già ha indicato Fabio Stanello diagnostici, l'evidenziazione immunistochimica della positività per il virus dove nell'apice dei villi dove sappiamo il virus colpire. Quindi le forme gastrointestinali fondamentalmente sono molto semplici e simili e sono forse il problema veramente emergente come coronavirosi nell'allevamento del suino. Poi passiamo, spero che abbia preso il comando, ecco, passiamo al coronavirus respiratorio. Allora, il coronavirus respiratorio ha come bersaglio e induce necrosi nell'epitelio delle vie aeree superiori, nei bronchioli e negli alveoli. Ecco, soprattutto la capacità di andare così in basso, perché in genere i coronavirus rimangono nelle alte vie aeree, il coronavirus respiratorio riesce ad andare anche più in basso e questa è un po' una peculiarità che non è presente in altri coronavirus dei mammiferi. Va comunque considerato che come ha già anticipato Fabio Stanello, la coronavirosi del suino non è certo un problema nell'attuale suinicoltura. Perché questo? Beh, perché di fatto il coronavirus del suino è sicuramente incluso insieme ad altri virus, insieme a batteri, insieme a fattori ambientali, in quel grosso calderone che va sotto il nome di Porcine Respiratory Disease Complex, ma in funzione del fatto che vi è un'immunità di popolazione verso il coronavirus respiratorio, quindi trasmessa dalle madri ai piccoli prima e dopo se la sviluppano per conto proprio i soggetti, di fatto il coronavirus non è un patogeno importantissimo visto nel contesto delle patologie respiratorie del suino, ma sicuramente gli viene riconosciuto un ruolo in funzione di alcuni ceppi che possono essere più patogeni. Da un punto di vista macroscopico il quadro è molto classico, è quello di una polmonite localizzata nelle parti cranio-ventrali come si ha sempre nelle infezioni di tipo aerogeno. Da un punto di vista invece istologico
Dunque, sappiamo che, adesso qui va fatta sempre un po' una distinzione, i quadri che vediamo di polmoniti che hanno anche un'eziologia virale spesso hanno una complicanza batterica che li fa un po' allontanare dalla polmonite virale vera e propria. Però la infezione da coronavirus respiratorio induce, se questo vedete è un polmone normale, nelle vie aeree superiori necrosi dell'epitelio, una tipica polmonite interstiziale con infiltrato nei setti e iperplasia dei pneumociti di secondo tipo, più forte ingrandimento, si vede diciamo l'accumulo di macrofagi e linfociti, non altre cellule come i granulociti che sono tipici delle infezioni invece batteriche, a livello alveolare. Una cosa importante è che nel polmone il target di questo virus sono soprattutto i pneumociti di secondo tipo e i macrofagi. In queste immagini viene fatto vedere come il coronavirus, che qui è quella positività verde, è presente in cellule che hanno la positività rossa, la citocrazia 18, cioè che marca le cellule epiteliali. Il coronavirus è presente in cellule che presentano questa surfactant protein B che è tipica dei pneumociti di secondo tipo e il coronavirus è presente nel citoplasma di cellule positive alla sialodesina che sono macrofagi. Ecco, sottolineiamo come il fatto di colpire i pneumociti di tipo 2 è un danno importante sul polmone, visto che i pneumociti di tipo 1 una volta danneggiati non sanno, diciamo, rigenerarsi e la rigenerazione avviene ad opera di pneumociti di tipo 2. Pertanto un patogeno, un virus che attacca i pneumociti di tipo 2 complica molto le possibilità di riparazione del danno e questo è un'altra, diciamo, sovrapposizione, analogia con quanto succede nella polmonite da in corso di Covid nell'uomo. L'ultima dei prototipi di malattia del suino è rappresentato dal virus emoagglutinante. Può avere un neurotropismo e il neurotropismo è diciamo evidenziato da una encefalite non purulenta con i classici manicotti perivascolari. Su questo niente di nuovo. Qual è però la peculiarità? Perché ho voluto presentare una slide su questa malattia? Perché in realtà il virus non va direttamente subito a livello del sistema nervoso centrale, ma come fanno i coronavirus, una prima moltiplicazione, le prime vie aeree oppure a livello delle tonsille, può avere una moltiplicazione anche in ambito gastrointestinale e qui non ci sconvolge perché è tipico, sono le classiche sedi in cui i coronavirus si moltiplicano, però da qui, da queste sedi, attraverso vie nervose, soprattutto sensitive, del trigemino e del vago, arrivano al tronco encefalico e danno l'encefalite e oppure dai plessi nervosi gastrointestinali, in questa immagine è una infiammazione che circonda, è un plesso nervoso a livello della parete gastrica, arriva dal midollo spinale. Perché ho sottolineato questo aspetto? Perché, come vi dicevo, oggi si discute se accanto ai classici sintomi, diciamo prevalentemente respiratori, la perdita del gusto, la perdita dell'olfatto, ci sono anche sintomi gastrointestinali e ultimamente vengono aggiunti anche sintomi nervosi in corsi di Covid e si discute ancora molto se il virus possa raggiungere con un meccanismo diretto attraverso la lamina cribrosa dell'etmoide dalla mucosa olfattiva l'encefalo oppure se non possa farlo in conseguenza di una viremia conseguente alle localizzazioni polmonari. Quindi questo secondo è il meccanismo più accreditato oggi, quindi il coinvolgimento nervoso sarebbe con un meccanismo diverso da quello che avviene in questa malattia del suino. Ha iniziato Fabio Stanello sottolineando che il suino sicuramente non è
un candidato per poter studiare l'infezione da SARS-CoV-2. In questo lavoro vengono prese in considerazione i 18, 19, scusate, aminoacidi che nel recettore ACE interagiscono con la proteina spike. Ecco, vedete, nell'uomo sono 19, sono perfettamente tutti mantenuti i 19 nei primati non umani. Se vediamo il gatto, per esempio, che è una di quelle specie sensibili, ne ha solamente 16 su 19 omologhi nella sequenza, il suino ne ha 13. Quindi uno potrebbe pensare, beh, insomma, forse la sequenza sul recettore ACE2 del suino potrebbe essere un po' diversa e non vi si lega. Se si va a vedere invece il furetto, ne ha ancora di meno, e invece il furetto sembra, per i dati che abbiamo ad oggi, una specie sensibile. In realtà, gli autori qui concludono due cose. Sicuramente ci sono anche, entrano in gioco nel determinare l'affinità anche residui di glicosilazione che spiegano perché il furetto, pur avendo un'omologia con minor numero di aminoacidi, è più sensibile. Ma sicuramente è vero che 13 non sono 19, ma molti animali domestici hanno una tale vicinanza nella sequenza di questo recettore, nella sequenza che interagisce con la proteina spike, per cui aspettiamoci che i salti di specie sono un qualcosa di molto facile a potersi verificare. L'ultima diapositiva è sicuramente il suino non è una specie atta per studiare l'infezione da SARS-CoV-2, però ricordo che l'infezione prodotta dal coronavirus respiratorio nel suino è stata impegnata in passato per riprodurre l'infezione da SARS dell'uomo, cioè quello che avviene nell'uomo. Nello specifico, in questo lavoro, avevano indicazione di un certo numero di casi dell'uomo in cui il trattamento con cortisonici peggiorava l'evoluzione della polmonite, hanno riprodotto il modello sperimentale utilizzando il coronavirus del suino, infettando il suino. Logicamente hanno dovuto prendere una categoria particolare, suini specifici pathogen free, che fossero, diciamo, meno coperti, meno protetti dal subire l'infezione. Ecco, il risultato è stato fondamentalmente che il trattamento con cortisone ha un effetto legato al momento dell'infezione, protegge nelle fasi iniziali, ma peggiora il quadro in funzione di una immunodepressione nelle fasi tardive. Infatti, viene evidenziato come nelle fasi tardive, dal quarto giorno in avanti, lo score polmonare, questa è la linea, il grafico bianco, e dei soggetti esposti all'infezione e al trattamento con cortisonico, è peggiore rispetto ai soggetti solo infetti. Quindi peggiore lo score polmonare, peggiore lo score istologico, maggiore la quantità di antigene, sia dimostrabile con l'immunistochimica, oppure di virus dosabile con metodica biomolecolare nel polmone o nel lavaggio broncoalveolare, e si dimostra inoltre che peggiora, si riduce, con valutazione in situ, la quantità di cellule immunocompetenti, sia la popolazione B, la popolazione T e le sottopopolazioni. Quindi, nel complesso, come possiamo concludere insieme con Fabio questa, diciamo, presentazione? Io vi faccio la mia conclusione di come possiamo vedere il coronavirus del suino in patologia comparata. Beh, le infezioni da coronavirus nel suino di fatto riproducono dei quadri di patologia che sono tipici di questa tipologia di virus, con i quadri enterici e polmonari che sono sicuramente predominanti rispetto alle forme nervose, però sicuramente tutti questi quadri sono quelli, soprattutto il quadro polmonare con il risentimento di forme enteriche e forme nervose, fanno sì che il suino possa anche essere utilizzato come modello di studio in medicina traslazionale, pur conoscendo, come è noto fino adesso, che di fatto non è una specie sensibile al coronavirus SARS-CoV-2. Prego Fabio per le tue conclusioni. Fabio? Ci sono, mi sentite? Sì, Bene. procedi pure. Allora, piccolissima chiosa finale, partendo da una considerazione che aveva fatto prima Giuseppe.
Giuseppe ha detto una cosa che tutto sommato condivido, cioè ha fatto la seguente affermazione: i coronavirus del suino non creano poi questo gran danno, almeno quelli noti e almeno attualmente, all'economia dell'allevamento. Però io penso che ci sia un'altra cosa importante da prendere in considerazione, che sia doveroso considerare da un punto di vista professionale. Perché comunque noi abbiamo a che fare, professionalmente parlando, con queste popolazioni animali, tendenzialmente relativo all'impatto che ha avuto il SARS-CoV-2 sul, non tanto sul suino come specie che abbiamo già visto essere non recettiva, ma sull'economia del settore. Il grafico che vedete è la variazione del prezzo di acquisto di suini da macello tendenzialmente negli ultimi 2 mesi. Il calo è stato del 20%, cioè il prezzo si è ridotto di 30 centesimi di euro a chilogrammo di peso vivo degli animali e questo si traduce in una perdita per l'allevatore di 50 euro per ogni capo che invia al macello. Quindi io vi prego, al di là delle considerazioni che sono emerse sino ad ora riferite ai coronavirus umani ed animali, di tenere in considerazione anche questi aspetti. Il coronavirus dell'uomo ha avuto, almeno per quanto riguarda il settore suinicolo, un impatto drammatico, a cui seguirà probabilmente una fase di lentissima crescita e questo si ripercuote pesantemente anche sugli aspetti professionali del medico veterinario. E con questa chiosa concludo e vi saluto. Grazie. Grazie per la presentazione. Abbiamo tempo per qualche domanda, quindi vado subito nella chat a vedere se ci sono domande per i due colleghi e prego anche altri di... Ecco qua. Allora, riporto domanda. Allora, no, professoressa Battilani, no? Quindi aspettiamo un attimo, oddio, lunghissima, no? Prima facciamo le domande su quest'ultima presentazione. Vediamo se ce ne sono. C'è un po' di un tempo tampone. Qua. Si può dire corona umani e suini, due punti, simile patologia, diversa epidemiologia? E la dottoressa Stancampiano. Rispondo io. Sì. Sì, vai pure Fabio, vai. Rispondo io. Ma non lo so, cioè, è una domanda a cui è difficile rispondere, come dire, con una battuta, insomma. Da un punto di vista, come dire, patogenetico, sicuramente no. Da un punto di vista epidemiologico, speriamo, mi viene da pensare, ecco, tutto sommato. Cioè, la storia dei coronavirus emergenti in ambito suinicolo sembrerebbe indicare, come dire, una progressiva riduzione nel tempo delle forme cliniche. Poi, quanto il modello suino, da questo punto di vista, sia applicabile all'uomo, è difficile dirlo oggi. Anche perché, come dire, parliamo di due specie con una durata di vita media assolutamente non paragonabile. E non sappiamo quanto dura, se dura, l'immunità nell'uomo. Allora, Francesco Lombardo, SADS e PD-COV sono sinonimi? SADS e PD-COV sono sinonimi?
Allora, no, nel senso che sono due malattie diverse. SARS sta per Swine Acute Diarrhea Syndrome ed è un coronavirus diverso dal Delta coronavirus. Tutti e due vengono considerati come coronavirus emergenti. C'era una domanda, ecco qui, grazie. E ne arriva una da Facebook, vediamo un attimo. Sanna Porte, ipotesi sul perché il SARS-CoV-2 crei meno problemi dei giovani? Nei giovani? È una domanda un po' generica, adesso magari. Non so se per altre domande, vediamo, poi dobbiamo. Non ce la faccio. Come dovrà porsi il veterinario nei confronti dell'allevatore durante la lunga ripresa economica? Sono stati previsti finanziamenti anche per la ripresa del settore suinicolo macellazione? E un'altra legata alla diminuzione del prezzo della carne suina è legata a una paura da parte del consumatore sul modello di quello successo per la BSE, con la BSE o altre motivazioni? Rispondo io? Mi rispondi Sì, tu, vai. Fabio, Sono grazie. abbastanza correlate. Allora, la riduzione drammatica di prezzo è legata a motivi pratici, nel senso che molti macellatori hanno ridotto la capacità di macellazione dello stabilimento, quindi hanno ridotto il numero di operatori presenti in catena e quindi questo significa che vengono macellati meno suini. E come in tutte le condizioni di mercato critiche, questo crea quello che avete visto prima, poi c'è anche un problema legato al trasporto, eccetera. Non c'è al momento, almeno per quanto ne so io, paura da parte del consumatore, anche perché parallelamente sta aumentando moltissimo la vendita di prodotti in vaschetta, per esempio. Su quello che succederà in futuro. Oddio, come dire, il mercato del suino è sempre stato tradizionalmente abbastanza altalenante. E poi tenete presente che i dati fanno riferimento a allevamenti non di filiera, quando il macello è di proprietà della filiera, non ci sono, comunque sono molto più ridotti i problemi di tipo economico, perché la filiera si gestisce in assoluta autonomia. Ecco, io credo che, come dire, nel nostro più o meno piccolo, professionalmente parlando, esperienze tipo quella di oggi siano importanti per far arrivare un messaggio forte e chiaro, cioè il suino non c'entra assolutamente con quello che sta succedendo nell'uomo e che il prodotto è sicuro. Alla luce delle conoscenze che abbiamo oggi, metto le mani avanti perché, come dire, tutto è possibile. Io credo che, come dire, la risposta sia, la risposta post-emergenza, sia soprattutto da cercare nelle possibilità di esportazione delle carni fresche, che attualmente si sono assolutamente azzerate. Per i soliti motivi, e quindi il mercato si risolleverà nel momento in cui noi riusciremo ad esportare nuovamente, soprattutto carne fresca. Quindi. Benissimo, grazie Fabio e grazie Giuseppe. Adesso dobbiamo passare alle presentazioni successive. Grazie a voi, E arrivederci. dunque, ci avviamo anche verso la conclusione del seminario, direi. Tratteremo il coronavirus negli animali da compagnia, per cui poi avremo modo di rispondere anche all'ultima domanda che ho visto che mi è stata passata su Facebook, che riguarda sempre questo argomento. Di nuovo la professoressa Battilani ci parlerà del coronavirus, parlerà e ci parlerà questa volta del coronavirus nel cane e nel gatto. Va Prego. bene, rieccomi qui. In realtà farò una presentazione molto breve che vuole essere funzionale al prossimo intervento in scaletta dei colleghi che verterà sulla peritonite infettiva felina.
che è sostenuta da un coronavirus. I coronavirus che colpiscono il cane e il gatto comprendono, sono il coronavirus felini, coronavirus canini, che insieme al coronavirus della gastroenterite trasmissibile vengono raggruppate in un'unica specie all'interno del genere Alfa coronavirus, denominata Alfa coronavirus 1. Vi è poi un altro coronavirus che colpisce il cane e che invece per le sue strette similarità di sequenza, organizzazione genomica, ad esempio col coronavirus bovino e con altri coronavirus animali e il coronavirus umano C43, è stato raggruppato in un'unica specie denominata beta coronavirus all'interno del genere beta coronavirus, appunto. Il coronavirus canino mostra nella sua storia evolutiva una stretta correlazione con il coronavirus del gatto e con il coronavirus suino della gastroenterite trasmissibile, tanto che, dicevo, sono avvenuti nel tempo eventi ricombinanti, fenomeni di ricombinazione che hanno portato di fatto allo sviluppo di diversi genotipi e sottotipi. In particolare si distinguono i genotipi del coronavirus di tipo 1 e 2 sulla base proprio dell'identità, in particolare col coronavirus felino di tipo 1. All'interno poi del genotipo 2, gli eventi ricombinanti con il coronavirus della gastroenterite trasmissibile del suino hanno portato all'emergenza di due sottotipi denominati 2A e 2B, quindi notevole variabilità. Di fatto il coronavirus è un virus negletto, diciamo, perché il suo potere patogeno è sottostimato. Di solito è correlato a forme di infezioni lievi, enteriche di lieve entità o autolimitanti, a meno che non si trovi in presenza in coinfezione con altri patogeni, quale ad esempio il parvovirus canino, per cui in questi casi, per un meccanismo sinergico, aggrava sicuramente l'andamento dell'infezione. È vero anche che una decina d'anni fa è stata segnalata l'emergenza di un nuovo coronavirus nell'ambito del sottotipo 2A, denominato coronavirus canino pantropico, che invece al contrario dà delle forme di infezioni sistemiche particolarmente gravi e letali. E, anche se ad oggi non sono stati, diciamo, individuati dei marker di virulenza tali da distinguere, diciamo, da caratterizzare questi ceppi pantropici. Il coronavirus invece respiratorio fa parte, come dicevo, dei beta coronavirus proprio perché è molto più simile al coronavirus bovino e all'umano OC43. È stato identificato di recente agli inizi nel 2003 nel Regno Unito ed è responsabile di forme respiratorie di lieve e moderata entità. In associazione in realtà con altri patogeni virali e batterici entra nel determinismo dello sviluppo delle malattie respiratorie del cane. I coronavirus felini invece sono virus estremamente diffusi, tanto da essere considerati ubiquitari nelle condizioni di comunità, di collettività feline. Parliamo al plurale quando ci riferiamo a questi virus perché? Perché proprio per la loro caratteristica di variare, di mutare, no? Esistono numerosi ceppi virali che si distinguono per mutazioni puntiformi, inserzioni, delezioni, tanto che i ceppi differiscono anche con percentuali che possono andare dall'1 al 2 al 20%, differiscono nella similarità di sequenza tra aree geografiche diverse e anche all'interno dello stesso gatto. Si possono quindi sviluppare nel corso dell'infezione moltitudini, diciamo, di varianti virali, tanto che si parla di quasi specie. Proprio per questo motivo si riconoscono diversi biotipi, in particolare due biotipi, sulla base della virulenza. Si parla del coronavirus enterico felino quando ci riferiamo al biotipo enterico ubiquitario, che è quello maggiormente diffuso tra i gatti portatori sani, che al massimo è responsabile, ha un potere patogeno limitato, al massimo determina un'infezione enterica lieve o subclinica.
E poi vi è il biotipo virulento, denominato il virus della peritonite infettiva felina, che è il responsabile dell'omonima malattia nei gatti che sviluppano appunto la forma clinica, la patologia. In realtà ad oggi non si conoscono, cioè diciamo che i due biotipi sono totalmente indistinguibili tra di loro e quindi non possono essere distinti, non esistono marker di virulenza, non possono essere quindi distinti né sulla base delle caratteristiche genomiche né sulla base delle caratteristiche antigeniche. Al contrario, invece, un altro tipo di classificazione che si basa invece su caratteristiche biologico-oggettive è la distinzione del coronavirus in due sierotipi indicati come tipo 1 e tipo 2. Il tipo 1 in particolare è quello maggiormente diffuso a livello mondiale ed è più spesso associato con lo sviluppo delle forme cliniche della FIP. Queste caratteristiche biologiche che consentono la distinzione dei due sierotipi quali sono? Fondamentalmente la capacità o meno del virus di adattarsi in cultura cellulare. In linea di massima, solo il sierotipo 2 si adatta e cresce in vitro, in culture cellulare di origine felina, al contrario invece che del sierotipo 1 che non cresce, non si adatta. È diverso anche il recettore cellulare utilizzato, mentre il sierotipo 2 utilizza l'aminopeptidasi felina per infettare le cellule, il sierotipo 1 utilizza probabilmente dei sialilati e poi c'è la cross-reattività con il coronavirus canino, in particolare il sierotipo 2 ha una elevata similarità col coronavirus canino a livello dello spike, al contrario del sierotipo 1, tanto che infatti è un sierotipo che si è costituito per eventi ricombinanti avvenuti tra il tipo 1 e il coronavirus canino. Di fatto la maggior parte dei ceppi circolanti induce nei soggetti infetti un'infezione enterica che decorre per lo più in maniera sintomatica, per cui la maggior parte dei gatti sono dei portatori sani che eliminano il virus principalmente mediante le feci per periodi più o meno prolungati a seconda della tipologia del portatore. I portatori cronici possono eliminare il virus anche per tutta la vita. Più frequentemente si instaura, il gatto diventa un portatore ad eliminazione intermittente, con possibilità di eliminare per un breve periodo, spesso in concomitanza con un evento stressante che riattiva una sorta di latenza, di infezione latente, oppure il gatto va incontro a continui cicli di infezione, guarigione e reinfezione, che viene chiamato modello SIS, che è la situazione che più frequentemente, soprattutto si verifica nelle collettività, anche in seguito ovviamente ai contatti stretti, alla condivisione della lettiera. E quindi possiamo anche in questo caso fare una sorta di analogia a quello che sta accadendo attualmente col SARS-CoV-2, dove si è visto che molti pazienti, molti soggetti sviluppano un'infezione asintomatica e sono eliminatori. È qualcosa che succede già nelle infezioni da coronavirus negli animali, è già noto. Il fatto poi perché, dicevo, alcuni gatti infetti sviluppano la forma clinica della malattia. A questo proposito, diciamo, vi sono delle ipotesi, non c'è ancora nulla di certo. Una delle teorie più accreditate è che durante l'infezione, all'interno dell'ospite che è infettato appunto da un coronavirus, si origini il biotipo virulento a causa di mutazioni che si instaurano appunto nel genoma virale. Cosa comportano queste mutazioni? Queste mutazioni di fatto incrementano la virulenza del virus, aumentandone l'avidità per monociti e macrofagi, che poi ne determinano la diffusione sistemica e danno poi l'innesco alle lesioni patogenetiche che sono poi alla base dello sviluppo delle forme cliniche della peritonite infettiva felina.
È un'ipotesi che viene supportata da diversi riscontri, quale ad esempio il fatto che ogni gatto ha un suo specifico, diciamo, biotipo virulento, il suo specifico virus della peritonite infettiva felina che non si trasmette da un gatto all'altro. Poiché, dicevo, non sono stati ancora evidenziati, nonostante estese analisi comparative dei genomi e dei marker di virulenza che consentano di distinguere questo biotipo virulento, questa ipotesi, diciamo, in questo senso non è del tutto certa, sebbene nel determinismo di questa patologia entrano in causa sicuramente anche altri fattori, vedi in particolare la risposta immunitaria, nonché eventi stressanti che spesso sono alla base appunto dello sviluppo della patologia e che modulano quindi la risposta immunitaria. Per cui di fatto le forme cliniche della FIP rappresentano il 5-10%, quindi la classica punta dell'iceberg, rispetto invece alla parte sommersa che invece diciamo che rappresenta la gran parte dei soggetti infetti che sono asintomatici, portatori sani. Bene, io ho concluso, quindi posso già dare la parola ai miei colleghi che tratteranno le forme cliniche della FIP. Sì, infatti passiamo subito, poi la discussione la faremo alla fine di tutto, se qualcuno ha qualche domanda anche sulla parte della capillane. Direi che adesso ci saranno colleghi che tratteranno gli aspetti clinici, patologici e terapeutici della peritonite infettiva felina. La relazione è stata preparata a più mani dal dottor Francesco Dondi, che si occupa di nefrologia e urologia del cane e del gatto ed è responsabile del servizio di patologia clinica dell'Ospedale Veterinario Universitario del Vimemet. Dal dottor Alessandro Tirolo, che è borsista presso lo stesso servizio, e dalla professoressa Luciana Mandrioli. La professoressa Mandrioli svolge attività di ricerca tra le molteplici in neuropatologia ed è docente del tirocinio di anatomia patologica, quindi i colleghi si alterneranno anche loro nella presentazione. Vi lascio la parola. Prof, si vede la presentazione? Sì, si vede la presentazione, certo. Perfetto. Intanto buonasera a tutti. Allora, io, la professoressa Luciana Mandrioli e il dottor Francesco Dondi, oggi praticamente vi parleremo un po' della peritonite infettiva felina, soprattutto considerando gli aspetti clinici, quelli patologici e le novità da un punto di vista terapeutico che abbiamo a conoscenza. Come ha già detto la professoressa Battilani, molti gatti sono infetti dal coronavirus felino, ma solo pochi svilupperanno la forma clinica, la peritonite infettiva, solo il 5-10%. E l'evento patogenetico che viene acquisito sostanzialmente dal coronavirus fecale, appunto, enterico del gatto per diventare il virus che causa la peritonite infettiva è un aumentato tropismo per i macrofagi e per le cellule monocitarie, che sostanzialmente porta all'infezione di queste cellule da parte del virus, con le quali sostanzialmente prende la via ematica e causa sostanzialmente l'infezione sistemica, che porta quindi alla localizzazione del virus nei diversi organi dove andrà a causare lesioni tipiche. Abbiamo due forme, abbiamo la forma umida e la forma secca, anche se in realtà queste in realtà si vanno a accavallare l'una con l'altra in alcune situazioni. La forma umida è quella prevalente, presente circa nell'80% dei casi di peritonite infettiva ed è quella che colpisce soprattutto i soggetti giovani. È caratterizzata da una debole risposta immunitaria cellulomediata e da una risposta invece immunitaria umorale forte che porta a ipersensibilità di terzo tipo con lo sviluppo di vasculite da immunocomplessi. Questa vasculite può anche localizzarsi a livello di sierose, dove causa delle polisierositi con produzione di versamenti cavitari, che possono presentarsi a livello di pleure, oppure a livello addominale o a livello pericardico. Qui abbiamo alcune immagini che lascerò commentare alla professoressa Mandrioli. Sì, a conferma chiaramente della forma esudativa o appunto effusiva, appunto appena qui presentata, possiamo notare la presenza di questi piuttosto classici versamenti che si possono verificare e riscontrare nelle cavità, quali quella toracica,
a sinistra, addominale, ancora a sinistra. In basso a sinistra vediamo la presenza di un esudato che ha delle caratteristiche riferibili a una concentrazione proteica piuttosto elevata. Il colore è giallo, intenso, la consistenza è gelatinosa. Chiaramente tutte le sierose possono essere interessate, forse con minore frequenza, anche quella pleurica polmonare lo possono essere, al pari appunto di quanto possiamo vedere nell'immagine in questo caso, in cui oltre al pericardio espessito e al cavo pericardico che conteneva appunto lo stesso tipo di esudato, notiamo anche un espessimento sierofibrinoso della componente epicardica. Prego Alessandro. Sì. Quali sono i segni clinici e i sintomi in corso di peritonite infettiva umida? Abbiamo una serie di sintomi e segni aspecifici, come la febbre, che è spesso refrattaria agli antibiotici e all'utilizzo anche di terapia corticosteroidea, l'anoressia, il dimagramento. Il paziente può presentare mucose pallide o etteriche e inoltre la palpazione addominale è possibile sentire e palpare delle masse. E poi abbiamo naturalmente i segni clinici che sono imputabili alla presenza dei versamenti. Avremo aumento di volume dell'addome quando presenta ascite e inoltre alcuni gatti possono presentare tachipnea e dispnea per la presenza del versamento pleurico. Inoltre la diagnostica per immagini ci aiuta sostanzialmente a oggettivare la presenza dei versamenti, che possono essere, come ho già detto, pleurici, pericardici o addominali. Ci permette di riscontrare spesso epatosplenomegalia e di solito le masse che palpiamo alla palpazione addominale sono dei linfonodi mesenterici aumentati di dimensione, di volume. Oltre alla forma umida abbiamo la forma secca. Forma secca che invece si presenta con una minore frequenza, che colpisce soprattutto i gatti adulti, ed è caratterizzata da una moderata immunità cellulomediata e da una debole risposta umorale, per cui si avrà ipersensibilità di quarto tipo con la formazione di piogranulomi in diversi organi. Passo nuovamente la parola alla professoressa Mandroli per descrivere queste immagini. Sì, ancora una volta in questo caso l'aspetto macroscopico è caratterizzato dalla presenza di focolai nodulari multifocali che tendono a confluire, che possono essere presenti nei vari organi, nei vari distretti organici, senza un particolare tropismo. Qui vediamo per esempio il rene, poi a seguire il cuore, l'intestino in basso e la sierosa e gli occhi che possono essere in maniera specifica, vedremo subito dopo, appunto interessati, in aggiunta diciamo a un coinvolgimento del sistema nervoso centrale perché spesso sede di quadri di corioretinite, uveito, addirittura panoftalmite. Mi fa piacere, vorrei sottolineare un momento e rimanere sull'immagine del parenchima renale, quindi in alto a sinistra, sottolineando come i focolai piogranulomatosi tendano ad avere un pattern specifico, è perivenulare e in particolare è centrato attorno alle vene e venule stellate del rene. Quindi questo è un elemento che da un punto di vista, diciamo, topografico può essere orientativo, anche per ciò che riguarda appunto l'aspetto macroscopico, l'interpretazione. Prego Alessandro. Prego. Ecco, allora, grazie. Dunque, l'immagine istologica, in questo caso, in questo plate, raffigura, delle sezioni di parenchima renale. In alto a sinistra, a conferma, diciamo, dei focolai piogranulomatosi, la corticale renale risulta marcatamente distrutta e occupata da focolai, che tendono ad espandersi e a sostituirsi completamente al normale parenchima renale, di cui vediamo in alto a destra solo alcuni residui rappresentati dai glomeruli. In particolare, in basso a sinistra, possiamo notare un pattern, che si riferisce al tropismo, per i vasi, a sostegno poi tra l'altro della componente patogenetica, di questa malattia. In questo caso vediamo quindi nello specifico una vasculite, una perivasculite a cui si associa in dettaglio, proseguendo l'osservazione a destra, e si riscontra in aggiunta la presenza di trombi di fibrina a cui si mescolano anche gli elementi leucocitari intraluminali.
Vediamo nell'immagine successiva qualche altro dettaglio istopatologico. Anche il parenchima polmonare può essere interessato e nell'immagine a sinistra, al pari di quello che abbiamo visto prima a carico dei vasi renali, anche le componenti vascolari polmonari e venulari possono essere interessate e colpite da questo processo infiammatorio, in quanto la parete risulta ispessita anche di 10 volte rispetto al normale da parte di questo infiltrato infiammatorio pericentrico, concentrico. Accanto, diciamo, a questa intensa flogosi, si può associare, come possiamo notare, indicato dalla freccia, il reperto riferibile alla necrosi e alla presenza di trombi di fibrina ancora una volta, mentre il restante parenchima polmonare risponde o esprime una serie di disturbi di circolo che vanno dall'edema alveolare a una congestione in iperemia della componente alveolo. Bene. Alessandro, devi riattivare il microfono. Sì, quali sono quindi i segni clinici e i sintomi in corso invece di peritonite infettiva secca? Di base sono alcuni gli stessi che abbiamo riportato per le forme umide, quindi la presenza di febbre refrattaria agli antibiotici, la disoressia e l'anoressia, il dimagramento o la presenza di ittero. Altri invece sono un po' più caratteristici di questa forma, la presenza di segni neurologici oppure la presenza di lesioni intraoculari. Ad esempio la presenza di infiammazione dell'iride o del sangue nella camera anteriore dell'occhio, oppure lo sviluppo di piogranulomi ed emorragie retiniche. Sono più rare invece le lesioni cutanee. Anche in questo caso la diagnostica per immagini ci viene in aiuto sostanzialmente indicando e osservando sia la presenza di epatosplenomegalia. L'aumento dei linfonodi mesenterici ritorna anche in questa forma e inoltre è possibile osservare un profilo regolare degli organi, come ad esempio il rene, e la presenza di lesioni nodulari multipli nei diversi parenchimi. Un attimo. Ok. Dei gatti con peritonite secca, circa il 25-30% va incontro appunto a questa forma occhio-cervello, definita così perché molto spesso i segni oculari si accompagnano ai segni neurologici. Spesso i segni oculari precedono questi, ma non è sempre così. In basso a destra vedete il video di un gatto con peritonite secca, con FIP secca appunto, con sintomatologia nervosa prettamente di tipo prosencefalico. I segni neurologici possono essere diversi, possiamo avere alterazioni dello stato mentale, atassia che può essere cerebellare, vestibolare o propriocettiva, fino alle crisi convulsive. Possono essere coinvolti anche i nervi cranici e inoltre viene riportata anche la presenza di idrocefalo ostruttivo in corso di peritonite secca. Lascio nuovamente la parola alla professoressa. Come mai si verifica questo riscontro a carico del sistema nervoso centrale? Perché in corso di FIP c'è una modificazione dell'omeostasi del liquido cerebrospinale, che sappiamo viene prodotto e la cui regolazione viene attivamente mantenuta da delle strutture che sono strettamente integrate fra di loro e sono rappresentate nel disegno in centro dai plessi coroidei, che trovano dimostrazione istologica in questa immagine a destra, sotto forma di elementi arboriformi supportati da uno stroma molto delicato di tipo vascolare, in abbinamento allo strato simile epiteliale dell'ependima, che è presente in basso a destra, raffigurato, e ha lo scopo di rivestire i ventricoli cerebrali, garantendo appunto il normale apporto e sintesi e regolazione del fluido cerebrospinale. Molto spesso, di conseguenza, quindi, questi gatti manifesteranno come segno, anche in diagnostica per immagini, un idrocefalo, in conseguenza appunto di queste dilatazioni delle cavità ventricolari, degli spazi ventricolari. Vediamo la successiva.
vi prendo qualche minuto nell'ambito di questa presentazione per raccontare l'esperienza che è avvenuta presso il Dipartimento, che è originata da una tesi di laurea di qualche anno fa, che si era concentrata appunto sullo studio di poco più di 20 casi esaminati dal 2000 al 2013 di gatti che presentavano segni clinici. Segni diciamo di biochimici, di diagnostica di laboratorio quando possibile e ancor più difficile, però quando possibile di diagnostica per immagine fortemente compatibili con casi di FIP-SE. In tutti questi casi erano state chiaramente allestite varie sezioni del sistema nervoso centrale e sono state poi sottoposte ad indagine istopatologica di routine. Vediamo quali sono stati un po' i risultati, e se sono confrontabili con la letteratura. Vediamo la successiva. Il riscontro macroscopico, nella maggior parte di questi casi era rappresentato, appunto dalla, come si può vedere nell'immagine, è rappresentata dalla sezione sagittale dell'encefalo, in realtà cervello, cervelletto e sezione di tronco sinistro, da una riduzione, piuttosto marcata degli spazi, riservati alle normali cavità ventricolari che sono in parte occupate da un essudato di tipo biancastro che qui in realtà è un po', diciamo, ingrigito dall'effetto della fissazione in formalina, a cui corrisponde la dimostrazione istopatologica legata ad una che si esprime, che si estrinseca con una reazione infiammatoria a carico dei plessi coroidei e del vicino asse del parenchima cerebellare, confermando quindi la presenza di una coroidite e di una, possiamo dire, anche encefalite abbastanza classica di tipo piogranulomatoso. Seguire. Un altro riscontro possibile, che è stato possibile verificare, è stato quello appunto legato alla dilatazione dei ventricoli cerebrali. Quindi ecco che qui troviamo dimostrazione macroscopica dell'idrocefalo, a cui si aggiunge, soprattutto nella faccia ventrale, no, dei ventricoli, la presenza di questo essudato, o comunque di questo materiale che sembra essere presente in misura più abbondante, o comunque rispetto al normale e che corrisponde ancora una volta che trova dimostrazione istopatologica in un ispessimento da parte di delle cellule infiammatorie che sono state qui reclutate dei plessi coroidei. Ancora una volta, quindi, questa è l'espressione di una corioependimite in generale di tipo piogranulomatoso. Nell'immagine successiva, in rassegna sono presentate quindi in alto a seguire da sinistra a destra l'immagine della corioidite, di una ependimite e di una encefalite di tipo perivascolare con la presenza di manicotti perivascolari e una leptomeningite di tipo sierofibrinoso che è associata ad un'iperemia. In basso, da sinistra, procedendo verso destra, ha trovato dimostrazione il quadro della corioependimite multifocale, diciamo caratterizzato quindi dalla presenza di questo infiltrato infiammatorio multifocale che aveva colonizzato anche il tessuto chiaramente encefalico, che spesso poteva essere presente anche accanto al riscontro dell'idrocefalo, che trova dimostrazione istologica nella presenza di questo materiale proteinaceo denso amorfo. In aggiunta, in alcuni casi, era stato possibile riscontrare la presenza di una situazione, diciamo, simile edematosa delle leptomeningi riferibile ad un edema vasogenico. Tutto questo ha, diciamo, conferma di una modificazione dell'omeostasi e del disturbo di circolo determinato quindi da una iperstimolazione dell'effetto di citochine proinfiammatorie. Quindi, ancora per, diciamo, riprendere un po' il risultato generale di questa casistica, nella immagine successiva, ecco che, diciamo, le categorie riferibili, diciamo, i descrittori istopatologici fondamentali hanno richiamato in questa, seppur piccola, comunque casistica, quelli più classici riportati in letteratura e anche nelle immagini che trovano corrispondenza nelle immagini qui presentate che fanno parte dell'archivio di neuropatologia di Cornell.
ependimite, corioidite e necrosi fibrinoide, anche in questo caso nello spessore del tessuto nervoso, sono stati elementi riscontrati. A seguire, ecco che avendo diciamo, praticato delle sezioni chiaramente multiple a carico dei distretti cerebrali, cerebellari e troncoencefalici, si è cercato di vedere se c'era in qualche modo un riscontro di una frequenza, di una distribuzione in un settore piuttosto che in un altro. Si è arrivata a dire molto semplicemente che in realtà l'encefalito, comunque la reattività meningoencefalica, estesa anche la componente parenchimale del cervelletto e del tronco encefalico, era comunque presente, diciamo, in pressoché tutti i casi. Quindi la distribuzione del riscontro infiammatorio è stata di tipo multifocale. Vediamo la successiva. A conferma, tra l'altro, di quello che è il pattern tradizionalmente riferito, che poi è stato riportato anche di qui a poco tempo, leggermente dopo rispetto, diciamo, a questa nostra considerazione, in questo lavoro in cui chiaramente il pattern istopatologico è stato definito come multifocale, nello specifico periventricolare, leptomeningeo e romboencefalico. A conferma del riscontro istopatologico, chiaramente è sempre bene abbinare il dato immunistochimico che, come nelle immagini presentate in questo caso, documenta la presenza degli epitopi antigenici svelati chiaramente dal cromogeno marrone, svelato in questo caso, presente nei macrofagi anche nel distretto come quello del tessuto nervoso. Lascio ad Alessandro il proseguimento, chiudo questa breve interruzione sull'aspetto del tessuto nervoso. Perfetto. Come vedete nella seguente tabella, le diagnosi differenziali della peritonite infettiva felina sono numerose. Abbiamo altre patologie virali, altre patologie infettive e altre patologie che possono causare coinvolgimento neurologico, appunto. Per cui la scelta del protocollo diagnostico è estremamente importante. Bisogna eseguire un protocollo diagnostico che tende ad escludere tutte queste altre possibili diagnosi differenziali. Deve avvalersi sicuramente dei dati clinico-patologici che, come vedremo successivamente, sono in alcuni casi caratteristici in corso di peritonite infettiva. La diagnostica per immagine abbiamo già visto che è fondamentale e se il sospetto diagnostico appunto della peritonite infettiva è estremamente elevato, è necessario quantomeno provare ad avere una diagnosi di tipo eziologico. Questo è uno studio del 2016 del gruppo di studio della dottoressa Hartmann, che da anni si occupa di peritonite infettiva, che aveva come obiettivo sostanzialmente quello di descrivere le principali alterazioni clinico-patologiche in corso di peritonite infettiva. La diagnosi era basata su esame sull'immunofluorescenza, sull'immunistochimica, sostanzialmente eseguita dai versamenti o dai preparati istologici campionati o a seguito della necroscopia o a seguito appunto di prelievi chirurgici. Partendo appunto dal segnalamento, il segnalamento, come ha già detto la professoressa Battilani, è estremamente importante in questa patologia. Abbiamo una maggiore frequenza di soggetti malati nel sesso maschile, nei soggetti di sesso maschile, appunto, e inoltre abbiamo già detto che è prevalentemente una patologia che colpisce i gatti giovani. Vedete un aumento della frequenza dei gatti malati nei gatti con età compresa tra 1 e 2 anni e al di sotto dell'anno d'età. Invece la frequenza cala in modo statisticamente significativo nei gatti con età superiore ai 7 anni. Come ha già detto la professoressa Battilani, estremamente importante è l'anamnesi. Infatti, molto spesso i gatti che presentano la patologia hanno vissuto da un breve periodo dei momenti molto stressanti. Vedete anche in questo studio che nella tabella si è riportato il fatto che i gatti malati fossero stati adottati da poco, vivevano in gattili, oppure avevano subito da poco interventi chirurgici, oppure presentavano la concomitanza di altre patologie. In letteratura viene riportato come fattore di rischio il vivere sostanzialmente il fatto che i gatti vivano con altri gatti sotto lo stesso tetto. In questo studio in realtà non è stata riportata un'associazione statisticamente significativa con il vivere appunto con diversi soggetti sotto lo stesso tetto. Abbiamo detto che le forme effusive sono le forme più comuni,
Anche in questo studio il 78% dei soggetti appunto presentavano forme umide, e in questo studio l'ascite sembra essere la presentazione più comune, con il 78,3% dei soggetti. Al secondo posto abbiamo la presenza di versamento pleurico e poi abbiamo le forme comuni con più versamenti concomitanti. La febbre è tra i segni clinici più comunemente riportati in corso di peritonite infettiva, e vediamo come questa si associa in modo statisticamente significativo alla forma effusiva. Ben l'84,6% dei soggetti appunto presentava febbre. Invece i segni neurologici sono associati alla forma secca, appunto. L'ematologia presenta alcune alterazioni non proprio caratteristiche, ma che si ripresentano più volte nei gatti malati. L'anemia, che di solito è normocitica, normocromica, non rigenerativa, è presente in circa l'80%, vediamo, dei soggetti, che è imputabile sostanzialmente alla flogosi, all'infiammazione. È curioso il fatto che molti gatti malati presentino una diminuzione del volume medio corpuscolare, quindi presentano delle mazie più piccole del normale, di solito in assenza di anemia, mentre per quanto riguarda il profilo, per quanto riguarda appunto i leucociti, di solito la presentazione più comune è di soggetti con leucocitosi, quindi un aumento dei leucociti, di solito una leucocitosi neutrofilica, con linfopenia però. Altro reperto curioso è il fatto che molti soggetti, cioè molti, alcuni soggetti, presentino in circolo delle forme immature, spesso in assenza di leucocitosi. L'iperbilirubinemia abbiamo detto che è molto frequentemente riportata nei gatti malati, e anche in questo studio il 63% dei soggetti la presentava, con una media di 1,5 mg decilitro. Anche per quanto riguarda il profilo proteidemico, questo soprattutto fino a poco tempo fa era considerato caratteristico. Di solito i soggetti si presentavano iperproteidemici, quindi avevano un aumento delle proteine totali, con ipoalbuminemia, una diminuzione del rapporto, e ipergammaglobulinemia. Vedremo anche con lo studio che riporterò successivamente che questo è un po' cambiato, ma sicuramente l'ipoalbuminemia rimane uno dei reperti che è più comunemente riportato nei gatti con FIP. La diminuzione del rapporto continua a essere presente, l'85% dei soggetti presenta un rapporto inferiore allo 0,8, mentre i gatti sembrano non essere più così tanto iperproteidemici. E la stessa ipergammaglobulinemia, che in passato veniva riportata nella quasi totalità dei soggetti con peritonite infettiva, adesso la riscontriamo nel 50% dei soggetti. Quindi le forme effusive sono associate alla febbre, alla linfopenia, all'iperbilirubinemia e all'ipoalbuminemia. Invece le forme non effusive, quindi le forme secche, sono associate ai segni neurologici, all'aumento dell'urea, della creatinina sierica e all'iperproteidemia. Questo studio invece aveva come obiettivo quello di valutare l'aumento e le concentrazioni delle proteine infiammatorie di fase acuta nei gatti che presentavano versamento con FIP o a causa di altre patologie. Hanno sostanzialmente valutato la concentrazione dell'aptoglobina, della alfa 1 glicoproteina acida e della siera amiloide, e hanno riscontrato che effettivamente le concentrazioni sia nel siero ma anche negli esudati, nei versamenti, erano maggiori, statisticamente maggiori, nei gatti con FIP piuttosto che nei gatti con altre patologie. Inoltre, la alfa 1 glicoproteina acida sembra essere il parametro appunto con la maggiore sensibilità e specificità sia da versamento che nel siero. Come vi dicevo, questo studio è uno studio molto interessante. Il gruppo di Partrineri, che anche lui si occupa da anni della peritonite infettiva felina, ha notato che sostanzialmente negli ultimi anni i gatti non presentavano più quel caratteristico tracciato elettroforetico che era riportato in letteratura, per cui ha voluto confrontare i tracciati elettroforetici dei gatti con peritonite infettiva nel periodo compreso dal 2004-2009 e in un altro periodo più recente, compreso dal 2013 e il 2014. Sono dei tracciati elettroforetici normali di gatto, mentre questo è quello che era fino a poco tempo fa considerato il tracciato tipico in corso di peritonite infettiva, dove osserviamo un aumento delle alfa 2 globuline, ma soprattutto delle gamma globuline.
Oggi non sono più presenti, o quantomeno è diminuita la presenza di questi tracciati, e i gatti con peritonite infettiva sembrano in realtà mostrare molto più frequentemente un aumento importante delle alfa-2-globuline, spesso non accompagnato dal picco presente nelle gamma-globuline. Gli autori si sono spiegati ciò attribuendo sostanzialmente al fatto che, attribuendolo al fatto che probabilmente noi veterinari stiamo diventando un po' più bravi a diagnosticare questa patologia, o quantomeno cerchiamo di diagnosticarla prima, quando ancora i gatti non hanno prodotto una quantità elevata di immunoglobuline che da poter rilevare appunto con questa metodica. Estremamente importante è la citologia e l'esame chimico sostanzialmente dell'essudato, del versamento. In corso di peritonite infettiva presenta un versamento particolare, lo definiamo essudato sicuramente per l'elevata quantità di proteine che contiene, di solito maggiore, cioè sempre maggiore alle 3,5 grammi decilitro. Ma tuttavia è un essudato ipocellulare, non contiene una elevata quantità di cellule, quasi sempre siamo sotto i 5.000, ma anche sotto i 2.000. Le cellule che osserviamo di solito sono neutrofili con scarsi segni di degenerazione, macrofagi e raramente linfociti. Inoltre, sul fondo del preparato, per la presenza di abbondanti proteine, quello che si osserva è la presenza di matrice granulare proteica. La principale diagnosi differenziale è il versamento settico, che possiamo provare ad escludere tramite l'esame citologico, che però non è sicuramente la metodologia più sensibile. Per escluderlo con certezza è necessario l'esame batteriologico. L'elettroforesi può essere eseguita anche su questa matrice. Quello che riscontreremmo è sostanzialmente un aumento delle alfa-2 e delle gamma-globuline e un rapporto diminuito. Anche in questo caso il rapporto albumine-globuline è se è maggiore allo 0,81, ha un valore predittivo negativo del 100%, quindi versamenti con questo rapporto superiore allo 0,8 sono assolutamente non indicativi di peritonite infettiva. Oltre alla citologia del versamento, è molto utile la citologia eseguita sostanzialmente su campioni di organo campionati tramite o aghi-infissione o aghi-aspirazione. Quello che osserveremo in questi campioni, sostanzialmente in questi preparati, è la presenza di una flogosi piogranulomatosa sterile. Anche in questo caso avremmo la presenza di neutrofili con scarsi segni di degenerazione e macrofagi che talvolta possono avere attività fagocitaria. Qua vedete due immagini sostanzialmente di due preparati di fegato di un gatto con peritonite infettiva. Quello che osservate è che frammisti sostanzialmente la popolazione prevalente, che è quella composta da epatociti, abbiamo la presenza di diverse cellule macrofagiche e di neutrofili. Qui abbiamo delle altre immagini. Si tratta di campioni di milza di un gatto con peritonite infettiva, e qui vedete che insieme alla componente cellulare normale della milza, quindi quella composta da cellule linfocitarie di diverse dimensioni, vedete l'abbondante presenza di cellule macrofagiche e di neutrofili. Abbiamo già detto l'importanza della diagnostica per immagini. L'ecografia LRX ci permette di oggettivare i versamenti e di campionarli, di oggettivare l'epatosplenomegalia, la nefromegalia che noi magari abbiamo potuto palpare durante la palpazione addominale, e sicuramente di individuare e di campionare le lesioni noduli presenti nei parenchimi. Ma nei casi di peritonite infettiva con sintomatologia nervosa, sicuramente estremamente importante saranno la TAC e la risonanza magnetica. Quindi, una volta che abbiamo un forte sospetto di diagnosi, un sospetto clinico appunto di peritonite infettiva, quello che dobbiamo provare a ottenere è una diagnosi di tipo eziologico. Abbiamo diverse metodiche da poter utilizzare. Abbiamo la sierologia, che va a ricercare la presenza di anticorpi sia sul siero che sull'essudato. Tuttavia questa metodica non è in grado di discriminare gli anticorpi contro il coronavirus felino enterico dal coronavirus che causa la peritonite infettiva. Abbiamo diversi test, possiamo utilizzare l'immunofluorescenza in diretta, ma anche test immunocromatografici rapidi. Sono test che hanno delle buone performance, ma visto che non è in grado di discriminare i due tipi di virus, è un test che può essere utilizzato come test di esclusione per fare lo screening su un gatto sano, e per quanto i gatti malati sono spesso positivi e con alto titolo, ciò non accade sempre, per cui abbiamo la presenza purtroppo di falsi negativi. Oltre alle metodiche di tipo sierologico, possiamo utilizzare delle metodiche di tipo molecolare. Numerosi studi hanno cercato di mettere a punto dei protocolli di real-time PCR che fossero in grado di discriminare anche loro sostanzialmente il coronavirus enterico dal coronavirus che causa la peritonite infettiva. Ad oggi nessuno ci è riuscito, purtroppo, e la diagnosi molecolare, per
pecca di bassa sensibilità. Abbiamo un numero elevato di falsi negativi, che è sostanzialmente correlato al fatto che l'antigene virale, comunque il materiale genetico del virus, è presente all'interno dei macrofagi, dei monociti, e spesso i campioni che andiamo a analizzare sono scarsi di queste cellule. Comunque, la realtà in PCR quantitativa sul versamento è, sembra essere un buon compromesso, purtroppo però la negatività non esclude completamente la presenza della patologia. Questa metodica può essere applicata anche su altre matrici, ad esempio sul liquido cefalorachidiano nei soggetti che presentano sintomatologia nervosa, con dei buoni risultati in sensibilità e specificità. Oltre a queste metodiche, è possibile utilizzare l'immunocitochimica sui macrofagi e l'immunoistochimica, che può essere combinata alla PCR, su invece diversi tipi di tessuto. Adesso lascio la parola al dottor Francesco Dondi e vi ringrazio per l'attenzione. Ok, buon pomeriggio a tutti. A me è l'ingrato compito di, diciamo così, parlarvi un pochino delle difficoltà che abbiamo nella diagnosi di questa malattia. Purtroppo non riesco a farla andare avanti, Alessandro, quindi mi sa che devi. Ok. Ok, qualche problema tecnico, scusate, ma adesso vedrete che riusciamo a recuperare. Ok, e prima di cominciare volevo suggerirvi la lettura, vedo che ci sono molti colleghi, molti studenti collegati e magari c'è anche qualche collega libero professionista, la lettura di questa bella review che è uscita ormai un paio d'anni fa della dottoressa Tasker. Sulla diagnosi della peritonite infettiva, molte delle cose che vi abbiamo detto oggi sono tratte da qui, pubblicata sul Feline Medicine and Surgery. Un attimo, non vediamo il tuo volto, se è possibile attivare la telecamera. Sì. Sì. Eccoci. E quindi dicevo, questa bella review pubblicata su Feline Medicine and Surgery che riporta un pochino la sintesi di quello che abbiamo detto ed è fatta in modo molto molto pratico con delle indicazioni le più nuove che abbiamo sulla diagnostica. Se vai, ecco qua. Scusate, ma stiamo andando indietro. Ok. Perfetto. In questa stessa review trovate un approccio che è molto amato dagli anglosassoni, ovvero la formazione di algoritmi, e vedete che sulla base del sospetto clinico, cioè la clinica è ancora molto importante, abbiamo una prima dicotomia che fondamentalmente è tra le forme effusive in cui nel paziente troviamo versamento e delle forme non effusive in cui troviamo delle lesioni ai parenchimi. Se troviamo una forma effusiva, vedete, è molto importante andare a fare quell'analisi del versamento che non deve essere soltanto un'analisi citologica o chimica, ma deve essere la combinazione di queste due tecnologie, quindi sia vedere che tipo di cellule sono, ma contare queste cellule, cose che facciamo con dei contaglobuli, così come andare a valutare la quantità di proteine che ci sono all'interno. E poi, come ha detto Alessandro, se abbiamo dei dubbi dobbiamo cercare di escludere altre cause di forme effusive, che adesso tra un attimo rivedremo, ma ci sono altre malattie che possono dare versamento peritoneale, così come possono dare versamento pleurico, e le forme settiche sicuramente sono alcune di queste. Quindi dovremmo considerare anche la possibilità di eseguire un esame batteriologico. Nelle forme invece non effusive, la possibilità di fare della citologia è ancora anche qui. E andare a fare poi dei test che sono un pochino più avanzati, che possono essere sia di diagnostica molecolare piuttosto che di immunocitochimica, immunistochimica. Ve l'hanno già un pochino detto i miei colleghi prima, ma il problema principale che abbiamo è che queste due forme che noi vi abbiamo presentato qui oggi, suddivise, spesso non lo sono nella pratica clinica, ma gli animali possono avere un certo overlap tra le due forme, spesso sono presenti sia lesioni ai parenchimi che forme effusive,
E quindi a volte questo può complicare un pochino la diagnosi, non abbiamo esattamente tutti i sintomi che ci aspettiamo nei pazienti, ma questi sintomi possono essere un pochino compresenti e sviare la nostra diagnostica differenziale. Se andiamo a vedere appunto la diagnostica differenziale, vedete, Alessandro vi ha citato rapidamente queste forme, vi esorto soprattutto chi fa la pratica a considerare a cercare di escluderle bene queste forme, perché dopo vedremo che, lo sapete già tutti, la prognosi della peritonite infettiva è una prognosi purtroppo infausta, e cercare di trovare altre malattie che invece possono essere curate nel gatto è molto importante, senza, tra virgolette, battezzare il paziente come affetto da peritonite infettiva. La colangite linfocitica, per esempio, è una di queste, la toxoplasmosi, così come delle forme potenzialmente settiche. Abbiamo detto prima di pio torace o di peritonite settiche e ancora potenziali altre diagnosi differenziali per le lesioni neurologiche in cui ci aiuterà la diagnostica per immagine avanzata e l'analisi del liquido cefalorachidiano. E quindi una diagnosi definitiva ad oggi non è possibile, o meglio, è la combinazione di tutto quello che abbiamo detto, cioè non c'è un unico test che ci consente una diagnosi definitiva, ma vedete, i test che consideriamo di riferimento sono quelli che fanno riferimento all'istopatologia, fondamentalmente, cioè l'associazione di reperti istopatologici tipici, come vi ha presentato Luciana, eventualmente associati qui a delle tecniche di diagnostica molecolare sul tessuto o di immunistochimica o di immunocitochimica. La problematica principale per noi clinici è che raramente riusciamo a raggiungere questi campioni nel paziente in vita, e quindi questa rimane una diagnosi per noi spesso istopatologica o al tavolo anatomico. Alessandro vi ha parlato di diagnostica molecolare, sicuramente un ambito promettente da un punto di vista diagnostico, ma ancora anche qui abbiamo dei problemi. Attualmente si considera un'elevata quantità di virus trovata in un animale con versamento e un quadro clinico compatibile, suggestivo di malattia, come fortemente indicativa appunto di una peritonite infettiva in una forma clinica. La sierologia ha anch'essa molti limiti, però un'altra cosa che possiamo fare, ve l'ha già detto Alessandro, animali con forme cliniche solitamente hanno tanti anticorpi circolanti. Ok? Quindi magari mettendo insieme anche questa diagnostica molecolare sul versamento, piuttosto che la quantificazione degli anticorpi, addirittura unendo questi, possiamo avere dei dati aggiuntivi. Mentre invece la ricerca di mutazioni, che è un ambito affascinante da un punto di vista della teoria dell'utilità diagnostica, ad oggi non sembra dare niente di più rispetto a quello che abbiamo visto prima. Quindi non abbiamo la raccomandazione di una PCR specifica alla ricerca di mutazioni. Ok, poi l'ingrato compito appunto di parlarvi di terapia, e vi faccio vedere questo schema che è, come potete vedere dall'immagine, è drammatico per noi clinici, cioè ad oggi non abbiamo delle terapie, diciamo così, utili, o meglio, non avevamo, dopo vi farò vedere un lavoro uscito molto recentemente che apre una piccola speranza. Se vedete le terapie citate qui, sono terapie fondamentalmente di tipo antivirale, che però fino ad ora, qui sono riportate anche le evidenze così scientifiche, degli studi fatti non hanno un'importante utilità, quindi la conclusione è che molti farmaci antivirali non sono raccomandati, come potete vedere, sono probabilmente inefficaci o addirittura in alcuni casi sono controindicati nel paziente. Così come un altro grosso capitolo, che vedete anche molte sovrapposizioni con quello di cui si parla oggi per il SARS-CoV-2 dell'uomo, sono le terapie immunomodulatrici o le terapie con immunosoppressori. Anche qui vedete ci sono vari studi nel gatto, fondamentalmente con corticosteroidi, che sono quelli che utilizziamo di più. L'evidenza è scarsa nella loro utilità, tutti noi li abbiamo utilizzati, vediamo un certo beneficio in alcuni pazienti, però di solito è un beneficio temporaneo. Ok? E quindi purtroppo poi magari questa terapia rallenta un pochino il decorso della malattia, ma non è in grado di cambiarla in modo significativo.
Così come vedete ci sono studi sulla ciclosporina, su farmaci immunosoppressori veri e propri, tipo la ciclofosfamida, il clorambucile, l'azatioprina, quindi farmaci che di solito usiamo per le malattie immunomediate del cane e del gatto, sono stati studiati perché, come avete visto, la base patogenetica è un'eccessiva risposta immune in questi soggetti, ma non hanno dato dei risultati convincenti, quindi attualmente non sono raccomandati. Per cui di tutta questa carrellata, forse ancora i farmaci che utilizziamo di più in questi pazienti sono i glicocorticoidi. Quindi vedete farmaci antivirali, peptidi inibitori, corticosteroidi, farmaci immunosoppressivi, farmaci immunostimolanti. Qui potete vedere per esempio la clorochina, ne avete sentito parlare anche in questi giorni nelle persone, un farmaco che si sta studiando, clorochina, idrossiclorochina, come potenziali farmaci antinfiammatori o che comunque inibiscono la replicazione virale, ma non sembrano modificare in modo significativo lo sviluppo della malattia e la sopravvivenza dei gatti con peritonite infettiva. Ancora studi sull'interferone felino, aveva dato qualche speranza in passato, ma attualmente non sembra così, diciamo, supportato l'utilizzo di questa molecola. Vi faccio vedere adesso due studi, fondamentalmente, che hanno aperto un pochino di speranza. Questo primo studio, che è uscito nel 2017, con l'utilizzo di inibitori delle proteasi nel gatto, è uno studio che in cui sono stati raccolti gatti con peritonite infettiva, diciamo delle forme tipiche in cui non ci sono molti dubbi sulla diagnosi di questi pazienti. Una ventina di gatti trattati con questo farmaco hanno avuto un certo miglioramento che però si è limitato alle prime settimane dopo il trattamento. E l'altro problema di questo farmaco è che molti di questi animali hanno sviluppato degli effetti collaterali proprio perché la terapia era una terapia iniettiva. Ma comunque l'utilizzo di questo farmaco, l'inibitore della proteasi, non ha modificato in modo significativo purtroppo il decorso della malattia. Invece uno studio che ha aperto molte speranze per noi clinici è questo che vi faccio vedere, sempre del gruppo del professor Pedersen, in cui hanno utilizzato colleghi quest'altro farmaco, chiamiamolo antivirale, anche se è un profarmaco già utilizzato in altre terapie antivirali, su dei gatti con peritonite infettiva, e questa volta i risultati sembrano essere veramente promettenti, anche se poi non abbiamo ancora degli studi di campo ampi che possono andare a confermare i risultati di questo studio, che vedete è sempre stato pubblicato sulla rivista di riferimento per la medicina felina, che è il Journal of Feline Medicine and Surgery. Cosa hanno fatto questi colleghi? Hanno raccolto una serie di casi, una trentina di casi, per andare veloci sullo studio. Vedete qui a sinistra la maggior parte di questi pazienti aveva delle forme umide, quindi quelle che poi hanno anche una prognosi peggiore e più rapida spesso nella pratica, ma ce n'è una quota di questi pazienti che avevano delle forme, chiamiamole miste, così come una piccola quantità di casi che aveva delle forme secche. Vado rapido, vi faccio vedere la temperatura a seguito del trattamento, non vi spiego il protocollo esatto di questo studio, ma se siete interessati il lavoro è scaricabile liberamente dal sito del giornale. Vedete che la temperatura, che è spesso elevata nei pazienti con peritonite infettiva, soprattutto nelle forme effusive, si riduce a seguito del trattamento e rimane stabile, guardate, per un periodo molto lungo. Il bello di questo studio è che questi animali sono stati monitorati per un periodo di molti giorni, molti mesi. Ancora risultati molto belli sulla conta leucocitaria, che si normalizza in quasi tutti questi gatti, come potete vedere nel corso della malattia. Qui trovate le settimane di trattamento. Alla 12ª settimana molti di questi animali avevano avuto una calo della conta leucocitaria, che ricordo è solitamente sostenuto da un aumento dei neutrofili. In alcuni casi sono pazienti che hanno dei neutrofili bandati.
E ancora l'aumento della conta linfocitaria. Come vedete, all'inizio quasi tutti questi pazienti erano classificabili come linfopenici, quindi un'alterazione abbastanza caratteristica nel gatto con peritonite infettiva. Vedete il valore ematocrito, ricordiamo quello che ha detto Alessandro, molti animali con peritonite infettiva hanno una lieve anemia di tipo normocitico-normocromico, di solito un'anemia infiammatoria. Vedete anche qui un'ottima risposta nell'aumento del valore ematocrito a seguito di questa terapia. Così come le alterazioni che più ci preoccupano, che sono quelle legate all'iperproteinemia, qui dopo un iniziale trattamento si ha una sorta di rebound vedete, della concentrazione di proteine che poi però tende a diminuire nel tempo, il rapporto albumine-globuline tende a normalizzarsi anche qui nel tempo a seguito di questo trattamento. E questa è la combinazione di un aumento della concentrazione dell'albumina e un calo delle concentrazioni delle globuline. E vedete il calo delle globuline ed è molto molto evidente l'aumento delle albumine, come a dire che comunque questo tipo di trattamento sembrerebbe essere efficace. Quindi purtroppo finché questo farmaco non avrà degli studi più forti e non sarà messo in commercio, chi fa la pratica sicuramente si sarà già interessato per recuperare questo farmaco, ma ricordo che non lo possiamo utilizzare, diciamo legalmente parlando, però so che molti colleghi si sono mossi per informarsi su questo studio e su questo farmaco, ma finché non l'avremo in commercio, ovviamente quello che dobbiamo dire al proprietario è che purtroppo ad oggi la prognosi della peritonite infettiva è una prognosi assolutamente infausta. Se riusciamo ad ottenere un buon risultato è un aumento dell'aspettativa di vita dell'animale, ma attualmente con quello che abbiamo in mano nel quotidiano non potremo determinare un miglioramento o la guarigione del paziente. I pochi casi che guariscono probabilmente non sono casi di peritonite infettiva, okay? Ma sono casi in cui non abbiamo approfondito bene le diagnosi differenziali e l'animale magari ha risposto alla nostra terapia. Perché aveva tutt'altro, aveva magari una colangite appunto linfocitica che potrebbe rispondere al trattamento con corticosteroidi, piuttosto che magari una forma settica che ha risposto a una terapia antibatterica. Okay? Quindi ad oggi purtroppo questa è la nostra dura realtà. Ringrazio tutti ovviamente per l'attenzione, ringrazio Luciana e Alessandro che mi hanno aiutato in questa presentazione. E direi di lasciare la parola ad Elena se ci sono domande. Sì. Dunque, per le domande darei a Mara, l'abbiamo riunita alla fine, e per Mara, per la professoressa Battinani, c'era una domanda interessante già sin dalla prima presentazione, sempre riguardo ai cani e gatti, però il Covid. Quindi io gliela porrei e poi procediamo con le altre domande su questa presentazione. Allora, la domanda veniva da qualcuno che presentava in Facebook, che seguiva in Facebook, e dice: riguardo alla positività dei tamponi riscontrati negli animali da compagnia infettati da pazienti Covid positivi, quindi tamponi per SARS-CoV-2. Questi erano stati fatti esclusivamente dalle vie respiratorie oppure sono stati eseguiti anche su apparato gastroenterico? In caso negativo, potrebbe essere rilevante anche in senso di sorveglianza investigare il sistema gastroenterico degli animali d'affezione, data la rilevanza patologica che coronavirus ha soprattutto a questo livello in alcune specie? E anche in relazione alle ipotesi avanzate riguardo la diffusione fecale del virus da parte di virus e la recente relazione con l'aumento di casi di sindrome di Kowarski nei bambini? Che domandona. Domandona, però insomma abbastanza interessante. No, sì, è dettagliata. Allora, dunque, partendo dall'inizio, le positività riscontrate nei diversi casi riportati ad oggi, sono fondamentalmente positività su tamponi, orali, nasali, insomma faringei e anche rettali, non sempre, ad esempio nel gatto.
contatto, quello con sintomatologia in Belgio, hanno riscontrato la positività anche proprio nel vomito e nelle feci. E sono comunque i campioni biologici, praticamente tamponi rettali, nasali, faringei, che vengono consigliate dalle linee guida anche internazionali per eventuali test sui soggetti. Quindi, per un eventuale monitoraggio o sorveglianza epidemiologica, questi sarebbero i campioni d'elezione, sì, oltre che quelli rettali, nasali, faringei. E poi c'era il discorso del rischio della sindrome, quella pediatrica del Kawasaki. C'era, beh, sì, adesso quello è. Sì, si hanno visto un aumento dell'incidenza di queste forme pediatriche, però adesso questo è un altro discorso. Probabilmente sarà, immagino, cioè, mi è venuto in mente come un po' succede con la peritonite infettiva felina, nel senso che molto spesso in queste patologie le lesioni sono legate a un aumento di mediatori chimici di citochine, che sembra poi il caso poi della sindrome di Kawasaki, che è una forma di vasculite, probabilmente in qualche modo mediata, a meccanismo immunomediato. Va bene, quindi passiamo invece alle domande sulla presentazione ultima. C'è la dottoressa Stancampiano. Vedete molte forme cliniche di toxoplasmosi nel gatto? E con che sintomi? Rispondo io, va bene? Sì. Ok. Ringrazio Laura per la domanda perché è molto bella, è un tema veramente affascinante per noi clinici. La diagnosi di toxoplasmosi è particolarmente complicata e è difficile risponderti proprio perché è difficile associare i segni clinici alla malattia, no? Proprio per le difficoltà diagnostiche che abbiamo. Cioè, nel gatto sappiamo tutti qual è il ciclo biologico del parassita e quello che vediamo spesso sono riattivazioni di queste forme in soggetti immunodepressi o magari in soggetti in chemioterapia o in soggetti trattati con corticosteroidi. E quindi spesso questi gattini con peritonite infettiva hanno queste caratteristiche, no? Di pazienti fortemente immunodepressi. Quindi a volte sono, per esempio, hanno alti titoli anticorpali contro il toxoplasma. È veramente difficile per noi diagnosticarla e spesso una delle cose che facciamo quando abbiamo il dubbio che ci sia anche la toxoplasmosi tra le diagnosi differenziali, appunto, è un trial antibiotico con clindamicina per vedere come risponde il paziente. E conseguentemente è un argomento veramente, veramente bello, veramente complicato, però difficile darti una risposta perché è difficile dimostrare che quell'animale sta male a causa della toxoplasmosi. Spero di averti risposto. C'è un'altra domanda su Facebook. Si sa qualcosa in più riguardo il trattamento con il farmaco polipremilla per prolungare la vita nei gatti affetti da FIP secca? Purtroppo no, oltre a quello che è presente in letteratura. Attualmente appunto l'attenzione si è spostata su questi nucleosidi, dopo appunto lo studio di Pedersen, quindi su questi profarmaci che sembrano avere un'efficacia decisamente elevata. Quindi siamo tutti lì in attesa di avere questo farmaco sul mercato. Dei rumors dicono che ci sia un'azienda che ci sta lavorando, ma al momento non l'abbiamo a disposizione. Quindi purtroppo sull'altra molecola che dicevi non c'è niente di più di quello che è citato qui e un'efficacia considerata non elevata. Vediamo, vorrei fare una domanda relativa anche alle presentazioni precedenti. Non so, vediamo se ce n'è qualcun'altra sull'ultima. Se no, qualche minuto l'abbiamo. Vado.
Allora, qui parla di memoria immunitaria. Lo chiedo a tutti i relatori a questo punto. Vorrei fare una domanda relativa anche alle presentazioni precedenti. Pare che la comunità scientifica sia incerta sul fatto che l'esposizione al SARS-CoV-2 possa fornire memoria immunitaria e su quanto essa possa essere duratura. Sapete se negli animali si sviluppa nei confronti dei rispettivi coronavirus, visti in queste presentazioni, una memoria immunitaria efficace e se sì, quanto duratura? Non so se c'è qualche relatore che vuole rispondere per i rispettivi. Sì, io posso rispondere per quanto riguarda il gatto. Effettivamente c'è un grosso problema in questo senso. Non a caso la maggior parte dei gatti vanno incontro a cicli di infezione, guarigione e reinfezioni continui, perché fondamentalmente stimolano un'immunità mucosale che è di breve durata, come poi spesso succede per molti virus enterici. Quindi sì. Potrebbe essere un problema che si potrebbe verificare anche per il coronavirus umano. Sì, la perplessità di molti virologi deriva proprio dalle cattive esperienze, diciamo, che hanno avuto con questo virus negli animali. Quindi al momento, come puoi vedere, sono tutti molto abbottonati, no? Nel Sì. dichiarare che ci possa essere una risposta, un'immunità duratura. E il gatto purtroppo è un esempio drammatico da questo punto di vista. Speriamo che non sia così. Anche il coronavirus del cane è la stessa cosa. Esiste un vaccino che è di dubbia efficacia e comunque non previene l'infezione. Se posso fare una battuta anch'io sul suino, generalizzando. Io penso che il problema non sia tanto la durata in termini assoluti dell'immunità, se questa era la domanda, se ho capito bene la domanda, ma il problema è, come dire, vedere, leggere la durata dell'immunità in funzione della durata di vita dell'animale. Allora, l'esperienza nel suino dice che tendenzialmente, come dire, l'immunità è di lunga durata, ma riferita all'età dell'animale, che è un'età dell'animale molto, ma molto più breve dell'età media di un cane o di un gatto, da una parte. Dall'altra, se parlo di animali allevati intensivamente, è chiaro che questi soggetti sono costantemente esposti ai virus, perché il virus, al di là della presenza o meno della sintomatologia clinica, permane dentro l'allevamento, c'è comunque circolazione virale. Non so se ho risposto. Molto. Ci sono altre domande? Adesso il direttore mi sta dicendo se in diretta, se tu rientra, entra al volo. Quindi io concluderei questo seminario cominciando con i ringraziamenti, innanzitutto tutti i partecipanti perché 5 ore di seminario, insomma, sono stati impegnativi, ma ho visto che la presenza in un certo senso è rimasta. Poi ringrazio sentitamente per l'essenziale supporto tecnico i colleghi del settore dei servizi informatici, in particolare Lorenzo Pascali. E poi ringraziamo tutto il gruppo organizzativo, il gruppo di lavoro comunicazione del Dipartimento, nelle persone della professoressa Alessia Diana e in Alessia Galliera. Poi la dottoressa Silvia Sabatini che ha curato la diretta Facebook del seminario e poi vorrei veramente ringraziare in particolare e sentitamente la professoressa Mara Battilani che è stata l'anima di questo evento, ne ha curato la realizzazione sin nei dettagli. E poi ringraziamo anche il direttore che ha voluto fortemente questo evento. Quindi il direttore lo invito a dire 2 parole di conclusione. Sì, buonasera a tutti. Io purtroppo ho seguito un po' a tratti il seminario perché alle 3:30 è iniziata una riunione correttore per la gestione della ripresa dell'attività dalla settimana prossima, quindi la ripresa parziale dell'attività. Beh, sono estremamente contento, mi sembra che sia andato tutto veramente bene. In questo momento
fra Teams e Facebook continuano ad essere collegate circa 300 persone e abbiamo superato complessivamente le 600 persone che seguivano il seminario, fra gli utenti collegati a Facebook e gli utenti collegati via Teams. E questo ci dimostra quanto è stato tutto quanto molto interessante. Per cui veramente Elena ha appena fatto i ringraziamenti, anch'io li condivido pienamente, grazie veramente a tutti per il livello scientifico che è stato portato nelle comunicazioni, nelle relazioni e soprattutto anche all'interazione che si è verificata. Elena, sei stata una moderatrice bravissima, sei riuscita, i relatori sono stati molto bravi, sono rimasti nei tempi, sono esattamente le 18:45, per cui siamo perfettamente nei termini che ci eravamo dati. È stato un pomeriggio molto intenso, ma veramente molto fruttuoso. Penso che potranno essercene altri, ancora maggiormente condivisi. Comunque, questo veramente grazie a tutti per questo bello e interessante pomeriggio. Va bene, i relatori salutano anche loro. Se possono, possiamo. Grazie, un saluto a tutti. Saluti. Fatevi vedere, relatori, bravissimi. Meno ciao che a tutti. Arrivederci. 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 Arrivederci e ancora grazie a tutti. Complimenti.